Il Teramo non sa più vincere. Al Bonolis contro il fanalino di coda Pro Piacenza, i biancorossi ottengono solo un punto, offrendo una prova con troppe pause. E così al 91esimo arrivano pochi sorrisi per una squadra che, al di là delle assenze, non ha fatto molto per superare i piacentini, bravi a correre pochi rischi nell'arco della gara. Fischi dalla tribuna all'indirizzo della squadra di Vivarini, che alla termine non le ha mandate a dire ai tifosi biancorossi. E dire che l'avvio aveva fatto presagire una serata densa di soddisfazioni per i tifosi aprutini. Passano due minuti e Bucchi in area, manca una ghiotta occasione. Al settimo, buon aiuto su punizione, indovina una traiettoria favolosa, mettendo alle spalle dell'incolpevole Alfonso. Gara in discesa, neanche per idea, visto che dopo il vantaggio il diavolo pian piano si spegne, permettendo agli ospiti di controllare senza affanni. Al 14esimo, buon aiuto prova a ripetersi, sempre su punizione, mancando però la mira. Al 24esimo, a sorpresa, arriva così il pari ospite, grazie a Porcino, che approfitta di una bambola della retroguardia biancorossa, rimettendo così la gara sui binari della parità. Il Teramo si smarrisce, dalla tribuna arrivano fischi e così al 31esimo è Schiavini di testa a far correre un brivido alla retroguardia aprutina. Nella ripresa tutti si aspettano il Teramo, ma il Pro Piacenza al 14esimo con Schiavini a mettere di testa al lato. Vivarini prova il tutto per tutto, mandando in campo l'acciaccato La Padula, che al 18esimo ha l'occasione buona, schiacciando di testa troppo contro il portiere. Il trascorrere dei minuti vede un Teramo volenteroso ma timido e così le ultime due occasioni dicono ancora Piacenza, con il tiro centrale di Schiavini al 28esimo e la conclusione di poco fuori misura di Sanè. Ci sarebbe dopo il 90esimo il tempo per provarci, ma nei 6 minuti di recupero non accade praticamente nulla, con il diavolo che rimanda così ancora l'appuntamento con la vittoria. Domenica prossima a San Marino, nell'insolito orario delle 11, Tonti e compagni riproveranno a conquistare quel successo che manca da 36 giorni.